siamo in compagnia di Ben, una nota guida di pesca sportiva francese. Ben ci ha garantito che già dalle prime luci dell'alba è possibile pescare in tecniche verticali. E allora Tenia, Slow Pitch ci faranno compagnia. Siamo in uscita dal porto di Antibes. Collegando il nostro strumento al ricevitore AIS, possiamo avere informazioni dettagliate su tutte le barche dotate di questo dispositivo. Interfacciando poi il motore con la strumentazione, possiamo tenere sempre d'occhio i consumi istantanei e avere un allarme che ci avverte quando abbiamo poca autonomia. Siamo arrivati su uno spot che Ben aveva studiato attentamente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo risalito la corrente e adesso in scarroccio, con l'uso dello strumento, stiamo cercando della mangianza. Questo perché pescare in verticale con il Madai, il Tenia, lo Slow Pitch, se non si vede un minimo di movimento di pesce, non ha alcun senso. Si rischia di gercare inutilmente per ore. Allora, con l'ausilio della sonda CIRP, sta cercando continuamente dei punti validi e sta marcando dei waypoint. A questo punto, quando avremo finito questa fase che lui ha chiamato scan, scansione, risaliremo sulla corrente e ci lasceremo letteralmente trascinare su tutti questi punti interessanti. Per questa trasferta in Francia ho portato con me due Sayaka, canne specifiche per lo Slow Pitch in due grammature diverse. Poi ho deciso di portare con me una canna versatile, da utilizzare col Tenia, col Kabura e per qualche eventuale lancio a spinning. Ho quindi preso con me una due pezzi 10-30 grammi, una canna lunga soltanto 2,10 m. A questa canna ho abbinato un mulinello a bobina fissa, taglia 5005, imbobinato con della treccia dello 0,10. Un corretto sistema di pesca in verticale è quello di utilizzare un ancoraggio elettronico. Questo perché riusciamo a stare, nonostante ci sia tanta corrente, onda lunga, riusciamo a stare perfettamente verticali. Pensate che Ben adesso sta pescando con un piccolo Tenia che peserà 20 grammi su circa 60 metri di fondo e ha la lenza perfettamente verticale. In molte parti della Francia, ricche di pagri, orate e tanute, il bolentino classico è stato ormai sostituito da Tenia e Kabura. Nel Tenia, sull'amo collegato al piombo vettore di 20-30 grammi, viene innescato un grosso gambero intero, che si dispone perfettamente in corrente, simulando un escavino. Questi Kabura sono delle testine piombate dai 20 ai 50 grammi, muniti di alcuni filamenti di silicone, che simulano un cefalopode. I due assist hook vengono innescati con delle striscioline di calamaro battuto, che svolgono il ruolo di attrattori. Quante volte avremmo voluto conoscere il tipo di fondale sul quale stiamo pescando? Ora lo possiamo sapere. Grazie al Bottom Discrimination, l'ecoscandaglio è in grado di identificare la composizione del fondale sotto di noi. Sapere di essere in pesca su un fondale misto mi dà la conferma che sono sullo spot ideale per la ricerca degli sparidi con Tenia e Kabura. Fish on. Yes. Pescare in acque così fonde, siamo su un salto che fa dai 45 agli 80 metri con attrezzatura ultralight. Eccolo qui il pesce, è una tanuta meravigliosa, veramente una tanuta spettacolare.